Una donna di 41 anni, Sara Buratin, è stata trovata in un lago di sangue nell'abitazione di famiglia Bovolenta, in provincia di Padova. Si tratterebbe di un nuovo caso di femminicidio in Veneto, con sospetti concreti rivolti al marito della vittima. Al momento l'uomo, un 39enne, la cui identità non è nota, è irreperibile e sarebbe in fuga a bordo della sua auto. Sara aveva una figlia di 12 anni, si trovava a scuola nelle ore in cui è stato commesso il delitto. La 41enne, come si apprende dalla stampa locale padovana, si trovava in casa della madre. È stata proprio lei a fare la terrificante scoperta al rientro a casa per il pranzo. Il cadavere della figlia è stato trovato nella tarda mattinata di martedì 27 febbraio con apparenti segni di arma da taglio. Inutili soccorsi disperati al 118. La donna era probabilmente espirata da alcune ore. Sul posto, in una villetta di Bovolenta, i carabinieri del nucleo investigativo, un magistrato della procura di Padova e il medico legale che ha certificato il decesso della 41enne, rilevando segni di morte violenta. La vittima lavorava in un centro sportivo della zona.